preciso di lavoro, una tecnica che segui? Beh, mi metto nel mio studio, cerco di immaginare cosa potrà piacere la gente, ma non solo. Mi piace lavorare sulle superfici e avere delle, non so, dei colori intorno e provare a usarli in maniera diversa per creare qualcosa. Ma mentre lavori ascolti musica? Ah, qualche volta sì, qualche volta. Mi piace metterla quando ho già cominciato, dopo un po', perché all'inizio non succede niente. E anche la televisione di sottofondo, tiene un po' compagnia. Come mai nelle città non ci sono le persone? Sono più interessanti che senza le persone. Quello che voglio far vedere sono i palazzi, la città come fosse un organismo unico. Nel tuo studio ho visto molte opere arrotolate, ma tu non ne appendi mai nessuna in casa? No, non ne ho appesi neanche una, non l'ho mai fatto. Quindi aspetti che il quadro venga acquistato e procedi a intelaiarlo per poi spedirlo? Esatto, io di solito faccio il telaio e lo spedisco così, che è già pronto da appendere. Ah, ok. Ci sono periodi in cui non lavori? Ci sono periodi che non vorrei lavorare perché non ho tanti spunti. E cosa fai in quei periodi lì? Cosa fai? Guardo tante immagini. Tante immagini, perché più ne guardi, più c'è possibilità che trovi quella che ti piace, che ti dica qualcosa. Lavori in contemporanea a più quadri di solito? Sì, sì, anche fino a 3, anche 4 nello stesso momento. Hai sempre dipinto con l'acrilico o hai anche usato altri colori? Ultimamente, negli ultimi anni, sempre acrilico. Ho provato anche un po' di olio, ma preferisco l'acrilico, si asciuga presto, se è possibile ritornarci sopra.